Buonasera a tutti, oggi mercoledì 17 febbraio, ore 21:50 al campo sportivo, centro sportivo Dozza. Abbiamo la quinta giornata di ritorno del girone A di calcio a 7 tra Galacticos e Atletico Nettuno. Galacticos con casacche rosse e Atletico Nettuno con la casacca gialla. Dirigerà la partita l'arbitro Pellesi Emanuele. Le formazioni sono della Galacticos col numero 1 Cavallari, numero 27 capitano Pollini, numero 71 Stanzani, numero 21 Rondelli, 7 Masetti, 9 Della Vedova, 17 Susin, 95 Verucchi, 5 Amato, numero 12 Bollini e 99 Lampione. Per l'Atletico Nettuno, numero 1 Del Duca, numero 2 Toffenetti Riccardo, numero 5 Mazzocchi, numero 6 Bosco, numero 7 Rangoni, numero 9 capitano Golfieri, numero 14 Toffenetti Enrico, numero 18 Maffei. Galacticos cercheranno in questa partita di smuovere un po' la classifica, di almeno agguantare il primo punto, mentre l'Atletico Nettuno cercherà di aggiungere punti per avanzare nella metà classifica. Molti assenti stasera per la formazione dell'Atletico Nettuno, tra cui Bomber Turello. Indisponibile anche l'allenatore, mentre l'allenatore dei Galacticos è Fragomeni Fabio. Capocannoniere della formazione di casa, capitano Pollini Riccardo con 4 gol all'attivo. L'arbitro ha appena fischiato per l'entrata in campo. Attaccherà da sinistra verso destra la formazione di casa Galacticos, da destra verso sinistra Atletico Nettuno. Centrocampo, battono il calcio d'inizio il capitano Golfieri. Fallo laterale sulla fascia sinistra. Palla al centro per l'Atletico Nettuno che tira fuori. Visibilità un po' scarsa questa sera. Galacticos avanzano. Girano sulla fascia destra, avanza, terzino, cerca il lancio lungo per l'attaccante che la prende di testa e gol! Il gol del numero 14! Partono bene i Galacticos segnando
dopo appena un paio di minuti. Di nuovo palla al centro. Gorfieri la passa all'indietro, cercano di avanzare centralmente. Frasezzo nella difesa, palla sulla fascia destra che finisce in fallo laterale. Rinviano i Galacticos, ora avanzano sulla fascia sinistra, intercetta Golfieri che avanza, si porta la palla sul sinistro, cerca il tiro in porta, fuori. Palla a Cavallari, portiere del Galacticos che allarga al terzino sinistro, avanza bene. Cerca il passaggio lungo a Pollini, ma il difensore del Nettuno mette in fallo laterale. Fallo laterale, libera bene il centrale difensivo, Golfieri scatta, si porta la palla in avanti, il portiere Cavallari esce. Possibile contropiede per i padroni di casa, ma no, fraseggiano in difesa e poi lanciano lungo, la difesa ribatte del Nettuno. Golfieri, giocata di prima, al compagno d'attacco, contrasto in area, rigore. Rigore per l'Atletico Nettuno. Vediamo se Cavallari riuscirà nell'impresa di mantenere la porta inviolata. Si appresta a portare la palla sul dischetto il capitano Golfieri. Rincorsa di Golfieri. Tiro, gol. Rosoterra sulla sinistra, Cavallari non può nulla. Ottima esecuzione da parte del capitano, che porta la squadra alla parità. Palla a centrocampo per i Galacticos. Allargano sulla destra. Difensore arretra. Lancio lungo. Si lamentano per una mancata rimessa laterale, quelli dei Galacticos. Palla in mezzo da parte del Real Nettuno, il capitano stoppa per il compagno d'attacco e gol. Da un sospetto fallo laterale, l'Atletico Nettuno passa in vantaggio con un appoggio del capitano e il compagno d'attacco, tiro di prima e gol. Tutto abbastanza facile per il Nettuno. Ora avanza sulla fascia destra i Galacticos, ma la difesa è libera. Buona azione da parte del 14, l'autore del gol, che poi sbaglia il passaggio. Tentano il contropiede in l'Atletico Nettuno, ma vengono chiusi bene. Ora avanzano centralmente, gira la palla sulla fascia destra, ma vengono chiusi. Palla all'esterno destro, ora Golfieri si gira con un buono stop, ma viene chiuso bene. Palla sul fondo. Lungo, lungo, lungo.
lancio lungo, cercare gli attaccanti, palla 14, l'attaccante del Galattico, se non stoppa la palla il portiere esce, la fa sua. Palla a centrocampo per la formazione con la casacca gialla blu. Lancio lungo, cercare il solito Golfieri che tira di testa, parata di Cavallari. Capitan Golfieri sempre pericoloso, per adesso uno dei migliori in campo. Gol su rigore, assist, calcio d'angolo, sempre Golfieri che gestisce la palla, tira al volo, mancato, contropiede della formazione di casa. Fallo laterale, gestiscono dalla difesa. Ma vengono pressati bene. Però non avanzano sulla fascia sinistra. Poi cross in mezzo e non arrivano. Non arriva la deviazione, quindi palla sul fondo. Siamo qua a centrocampo. Mazzo, stai subito sull'uomo. Largo, Rob, largo. Buona azione del numero 18 Maffei dell'Atletico Nettuno sulla fascia sinistra. Ora Cavallari si appresta la battuta. Rilancio lungo, intercettato a centrocampo, stoppa la palla del centrocampista, palla Golfieri che si gira sempre, poi inventa, cerca di inventare ma non riesce, palla intercettata, avanzano i Galacticos, aspetta un po' troppo, forse viene intercettato il suo tiro. Rimessa laterale all'indietro, intercettata Golfieri, stoppa la palla, se la porta sul sinistro, tiro fuori di poco. Buona esecuzione comunque del capitano, cercano di avanzare, cambiano gioco, ma Maffei intercetta. Cercano di conquistare la palla a centrocampo, ma finisce fuori. Fallo laterale sulla fascia sinistra. Cercare Pollini che la stoppa, si gira. Non riesce a passare. Contropiede, Golfieri. Avanza. Cerca l'uno contro uno. La scarica in profondità, compagno che non arriva per un pelo. Altra ottima giocata di Golfieri. Si smarca bene in area, ma il compagno non ne approfitta. Un po' lento a battere il calcio d'angolo ora. Intercettano, ma niente da fare. Altro calcio d'angolo, alto, arriva Golfieri di testa, fuori. Bella, ancora angolo, dai. Ancora angolo. Incertezza sulla rimessa dal fondo. No, calcio d'angolo. Terzo calcio d'angolo consecutivo. Occhio dietro. Forte, alto in mezzo, ma non arriva nessuno. Troppo alto per tutti. Eros, girati! Eros, vieni, Eros, a destra!
Ora in avanti Galacticos, arrivano al tiro ma viene parato. Pollini prova il tiro, sorpresa. Anche una buona esecuzione, c'è da dire, ma Del Duca è attento e para senza problemi. Ora conquistano un fallo sulla tre quarti. Maffei alla battuta. Palla in mezzo. Golfieri come al solito anticipa tutti. Appoggia per il compagno, ma viene fischiato un fallo. Fermi qua, fermi qua, li aspettiamo. Il lancio lungo a cercare l'attaccante, arriva di testa, ma non riesce a controllare. Maffei stoppa la palla, alza la testa, cerca il rilancio in profondità sull'esterno sinistro. Golfieri la stoppa, ma la palla è già andata fuori. Rimessa laterale per i Galacticos, rimessa corta. Appoggia di nuovo la palla, qua rilancio in avanti, poco preciso. L'attaccante arriva, scivola, viene fischiato il fallo. Bel gesto di fair play da parte dell'attaccante dei Galacticos, chiaramente che è stato scivolato e non ha subito nessun fallo. Intanto Golfieri sul lato di destra va via, mette la palla in mezzo, deviazione, palla Cavallari che la gioca sulla fascia destra, stop dell'esterno che cerca subito Pollini davanti, la stoppa Pollini, bravo il difensore che lo chiude, bravo il difensore che lo chiude, poi continua a pressare, capitan Pollini mette la palla in out. Maffei batte il fallo laterale, cerca la punta che viene chiusa bene, ora avanza il centrocampo la formazione rossa. Maffei ottimo anticipo, taglia il campo, avanza, cerca largo Golfieri, un pochino lunga, un po' lunga, ma comunque buona azione da parte dell'esterno sinistro Maffei. Golfieri stoppa la palla, si gira, punta l'avversario, va via, di nuovo cerca l'uno contro uno, viene fermato bene. Frazzetto di centrocampo, passaggio cercato in profondità ma non è riuscito. Ora sbaglia l'appoggio, Golfieri ne approfitta, allarga il compagno, 1-2, bella azione, ma Cavallari è attento e respinge il pericolo. Avanza lentamente il difensore centrale, allarga sulla fascia destra, stop dell'esterno destro, punta l'avversario, la passa lungo linea, attaccante arriva, viene chiuso bene dal difensore. Rimessa laterale sull'out di destra, rimessa lunga a cercare il centravanti, esce bene Del Duca, la fa sua, cerca subito la svoltare all'esterno destro che avanza, la gioca al centro. Il centrale larga sulla sinistra Maffei, che viene chiuso bene in fallo laterale. Fallo laterale, la stoppa l'attaccante, avanza, l'appoggia dietro alla difesa, cerca Golfieri, stavolta non intercetta. Il difensore dei Galacticos spara in avanti, l'attaccante cerca di gestirla ma non riesce. Sul portiere, sul portiere, sul portiere!
fa rubare la palla stavolta il difensore dei Nettuno. Difende la palla l'attaccante, appoggia a Pollini che va via, riesce a sgusciare, cerca la giocata in mezzo ma non riesce. Palla sul fondo. Maffei cerca l'alcio lungo. Stoppa l'attaccante, cerca di girarsi ma viene stoppato in fallo laterale. Forse c'è un fallo. Sì, è fallo. Cerca il pallone in mezzo, basso, Pollini la intercetta, scarica al compagno d'attacco che porta avanti la palla, arriva nei piedi di Pollini che la allarga sulla destra, guadagnano un fallo laterale. Allora, rimessa lunga in area, chiusa il calcio d'angolo. Calcio d'angolo per i Galacticos. Amato batte il calcio d'angolo, basso, teso in mezzo, nessuno riesce a prenderla, Gonfieri parte, avanza, passaggio filtrante al compagno che cerca l'1-2 ma non riesce, difensore esce bene con la palla, rasoterra il compagno d'attacco che rallenta un po' l'azione del possibile contropiede. Ora cambiano gioco sulla fascia destra, stoppa, tiro murato da Maffei. Senza problemi. Fallo laterale lungo del Duca la fa sua. Rilancio a Gonfieri subito in avanti, veloce. Fa scorrere la palla, subito girato, rasta la testa. La protegge, aspetta che la squadra avanzi. Poi dà l'appoggio a Maffei. Che avanza a sua volta centralmente ma viene chiuso. Fallo laterale per il Nettuno. Stop il centrocampista, avanza, cerca di passare in mezzo a due ma viene chiuso. Pollini avanza, va, attacca subito l'area, cerca il tiro ma scivola e la prende male. Peccato, peccato. È stato sfortunato stavolta il capitano dei Galacticos. Occhio lui, occhio lui. Il Nettuno gestisce la palla della difesa, cerca l'esterno sinistro che la passa a Gonfieri che protegge, temporeggia la difesa dei padroni di casa. Il Nettuno gira palla, ora va sulla parte destra, il nuovo difensore centrale a Maffei sulla sinistra che cerca la palla in mezzo, Gonfieri di testa, alta. Rinvio del portiere. Passaggio al difensore. La passa a rasoterra all'esterno di destra, Rondelli che cerca un filtrante lungo. Appoggio mancato, palla in fallo laterale. Rondelli alla battuta. Palla lunga. Aspetta la difesa e allontana la minaccia.
la punta del Nettuno gestisce dall'appoggio, cercano subito il golfiere in avanti che la stoppa, protegge, allarga la palla di nuovo sul compagno d'attacco che avanza e viene chiuso. Cavallari prende la palla, rinvia con le mani, ma il compagno la manca, quindi di nuovo il Nettuno con la palla che gestisce dalla difesa. Ora Maffei stoppa, lancio lungo, stavolta sbagliato. Avanzano stavolta i Galacticos che sbagliano nuovamente, Maffei intercetta, cerca il passaggio filtrante ma non riesce. Golfieri ora conquista la palla, tira, parata di Cavallari. Sempre pericoloso Golfieri davanti. Un po' imprecisa la formazione di casa, che fa fatica a imbastire un'azione pericolosa ed andare al tiro. Ora batte un fallo laterale sulla zona sinistra del campo, batte in mezzo, Rondelli svelta di testa, compagno cerca di conquistarla ma non riesce e va a finire sul fondo. Del Duca si appresta alla battuta del calcio del terzino, la allarga, avanzano sull'esterno destro, la punta cerca l'uno contro uno, poi la passa Golfieri, Golfieri cerca l'uno contro uno a sua volta, tira, male, stavolta prende male la palla. Partita comunque abbastanza combattuta, ancora sul 2-1 per la formazione ospite con le casacche giallo-blu. Lancio lungo in attacco, cercare l'attaccante ma svetta bene Maffei che passa a Golfieri, Golfieri riceve una spinta e l'arbitro fischia. L'arbitro Pellesi fischia un fallo a favore di Capitan Golfieri sulla tre quarti di campo, che lui stesso sembra si appresti a battere, ma no, lascia il compagno Maffei. Vediamo se proverà il tiro direttamente in porta, anche se è un po' distante, oppure una soluzione diversa. Rincorsa, tiro, alto. Grande, va bene. Aspettiamoli qua, eh. Ero sero su noi qua. Dai, prende la palla, uno vicino, non tocca mai indietro. Occhio a spostare un attimo. Battuta da parte di Cavallari, gestiscono dalla difesa centrale, la passa al terzino di sinistra. Ora cercano l'attaccante che si ferma. Passaggio filtrante, non arriva, chiude Del Duca, passa al centrocampista che allarga sulla sinistra per Maffei, salta l'uomo, allarga a sua volta sull'esterno di destra, stop, passaggio filtrante, l'arbitro Pellesi fischia la fine del primo tempo. Ci rivediamo fra 5 minuti per l'inizio della ripresa. Eccoci all'inizio della ripresa, ora la formazione giallo-blu, l'Atletico Nettuno che attacca da sinistra verso destra, mentre i padroni di casa Galacticos da destra verso sinistra. Partita ancora sul 2-1, decisa nei primi 10 minuti iniziali, con i Galacticos che sono passati in vantaggio con il numero 14 Bollini, poi raggiunti subito dopo da Capitan Golfieri, mentre il 2-1 è stato segnato da Rangoni. Rilancio lungo, allargano sulla fascia destra, stop, male, palla direttamente sul fondo. Del Duca gioca al compagno della difesa che allarga sulla fascia destra,
Rangoni la stoppa, avanza, palla in mezzo, esce bene Cavallari. La gioca subito al compagno della difesa, 1-2 sulla fascia sinistra, escono bene stavolta dalla fase difensiva. 1 contro 1 vinto, cerca il tiro in porta ma non riesce ad impedire Del Duca che la gioca al suo compagno della Mazzocchi. Mazzotti al centrale di centrocampo che la larga subito a Rangoni. Rangoni stoppa, tira di punta per cercare di sorprendere, ma Cavallari è attento e la respinge sul lato di destra. Bella azione da parte dell'Atletico Nettuno. Con un bel passaggio di prima di Toffenetti Riccardo. Ora Golfieri di testa cerca di allungarla, ma Cavallari la blocca. Esce e la blocca. Poi la gioca subito sull'esterno di sinistra, che avanza, palla al piede, sono attenti i giocatori gialloblu. Toffenetti Riccardo conquista un bel pallone, la gioca Golfieri che cerca l'uno contro uno, poi allarga Arangoni che la stoppa dal passaggio, dall'appoggio al difensore. Maffei si gira, cerca il tiro ma non riesce. Di nuovo Maffei conquista la palla. Cross in mezzo. Non arriva nessuno e la difesa riconquista la palla, avanza. Cerca il passaggio lungo linea ma non riesce. Mazzocchi la rimessa laterale, Rangoni segue la palla, viene chiuso bene stavolta dalla difesa, palla lunga, cambia il gioco sulla fascia destra, Golfieri la riconquista, la mantiene in gioco, la gioca in mezzo a Toffenetti, Rangoni la stoppa, chiusura della difesa. Avanza centralmente, ma Toffenetti è bravo, la conquista, tira in porta, ottima parata di Cavallari. Ottimo break da parte di Toffenetti Riccardo. Conquista la palla con un bel anticipo e cerca subito il tiro in porta all'incrocio dei pali. È attento il portiere dei Galacticos. Calcio d'angolo. Rangoni alla battuta. In mezzo basso, Golfieri anticipa tutti e la mette nell'angolino di sinistra, nulla da fare stavolta per Cavallari, 3-1. Oh raga, non l'aveva mai fatto prima di ora, è una novità Cazzarola, dai un minimo! Si arrabbia l'allenatore dei Galacticos, Fragomeni Fabio, cerca di incitare i suoi uomini. Che ora avanzano sulla fascia sinistra, palla giocata in mezzo, ma non riescono ad avvicinarsi alla porta avversaria. Sono molto attenti i giocatori dell'Atletico Nettuno che ora girano sulla fascia destra per Mazzocchi che cerca di nuovo Rangoni. Ora sono chiusi bene, 1-2 centro, Golfieri attacca, conquista la palla, la gioca a Toffenetti che ricerca il Golfieri, controlla bene il pallone ma stavolta non lo fa superare. Toffenetti cerca il tiro velleitario ma non va, palla sul fondo. Lancio lungo da parte del difensore dei Galacticos, forse un tiro a sorprendere il portiere, ma De Luca la fa sua, cerca Golfieri, la stoppa, si gira, in mezzo, intercettano i difensori, palla ancora in campo, rilanciano, anticipo del difensore, tiro in porta, male, palla sul fondo.
Tancio lungo, intercettato di testa da Toffenetti, Mazzocchi, Maffei, stop alla palla, cerca Rangoni che viene anticipato bene, Toffenetti di nuovo la conquista, gioca Mazzocchi sulla fascia destra, che a sua volta gioca indietro a Toffenetti Enrico, Mazzocchi, Golfieri, la stoppa, la protegge, si gira, la larga, mancato lo stop da parte di Mazzocchi, palla in fallo laterale per i Galacticos. Palla lunga dalla difesa, di nuovo intercettata da Maffei, Golfieri la riconquista, si gira di nuovo, la gestisce, dà l'appoggio a Maffei che avanza, tira, parata di Cavallari, buon tiro da parte di Maffei, buon sinistro a mezza altezza, guadagnano un calcio d'angolo. Cross in mezzo, la palla passa, nessuno la intercetta, fallo laterale per i padroni di casa. Stanzani la stoppa, avanza, salta Golfieri, avanza di nuovo. Vince un contrasto, palla in mezzo, stavolta buon break dei Galacticos che allargano sulla destra, cross in mezzo, palo e la palla finisce tra le mani di Del Duca, buona azione da parte dei padroni di casa, ora contropiede Toffenetti, allarga Rangoni, dà l'appoggio Mazzocchi, lunga, cerca il Golfieri, ma Stanzani intercetta, cerca l'attaccante che viene anticipato, di nuovo palla Golfieri che di prima cerca il compagno, la stoppa, tiro e gol, buon gol da parte di Maffei che la mette nell'angolino di sinistra su assist del solito Golfieri che difende bene la palla e fa la sponda al compagno, 4-1 per l'Atletico Nettuno. Battuta al centrocampo, avanzano, allargano la palla sulla fascia destra, stop del laterale, cerca l'1-2, Maffei la conquista, avanza, contrasto abbastanza duro sull'esterno, da parte dell'esterno destro della formazione di casa su Maffei, viene ammonito il giocatore dei Galacticos per questo intervento. Uno dei pochi interventi irregolari da parte dei giocatori, una partita per adesso sempre molto corretta, in cui l'arbitro Perlesi Emanuele non è dovuto intervenire. Questa è la prima ammonizione, comunque un fallo di gioco che ci poteva stare. Alla battuta Maffei. Allarga Mazzocchi che la stoppa, cerca il suo compagno d'attacco, avanza bene invece Stanzani, porta la palla in avanti, vince l'uno contro uno, tiro deviato fuori, bella azione di Stanzani che cerca di sorprendere il portiere del Duca con un'azione personale, un tiro raso terra nell'angolo basso di destra. Conquistano comunque un calcio d'angolo.
Calcio d'angolo alto, cercare sul secondo palo Stanzani che non riesce. Non riesce stavolta Stanzani a controllare la palla. Palla un po' lunga, un po' difficile. Mazzocchi batte il fallo laterale. Golfieri va sulla palla, ma stavolta viene contrastato bene. Cercano di cambiare gioco, i padroni di casa. Lancio lungo. La palla è riuscita prima del passaggio da parte del laterale destro dei Galacticos e quindi Maffei si appresta a battere il fallo laterale. Rangoni, Golfieri, l'arbitro fischia, cambio rimessa laterale. L'allenatore dei Galacticos Fragomeni Fabio si appresta a fare qualche cambio. Si vede movimento dalla panchina. Del Duca gioca la palla a Mazzocchi, Mazzocchi la stoppa a Rangoni che la gestisce, poi la cambia a Maffei, molto bene. A sua volta ha giocato Toffenetti a Rico, centrale di difesa che la rigioca Maffei. Toffenetti Riccardo a centrocampo, Rangoni, buona azione, poi sbaglia Rangoni, l'ultimo appoggio a Golfieri, peccato. Palo laterale dei Galacticos che ne conquistano un altro. Altro fallo laterale. L'attaccante cerca di girare in mezzo ma non riesce, Del Duca la fa sua. Quindi la allarga a Rangoni che la lascia scorrere. Poi cerca il centrale che gioca Golfieri, anticipa il portiere Golfieri, gioca di nuovo a Rangoni che cerca di rimporta fuori. Fuori. Cavallari la passa al compagno della difesa Stanzani. Stanzani uno dei migliori in campo per la sua formazione, insieme allo stesso portiere. Ora Susini rientra in campo, è riuscito alla fine del primo tempo, ora riprende la posizione centrale. È rientrato anche il capitano Pollini davanti per la formazione rossa. Comunque Maffei gestisce il pallone sulla fascia sinistra, la larga Mazzocchi, Mazzocchi stoppa, la passa a Rangoni che la stoppa, salta su Zin, Golfieri 1-2, fallo per l'Atletico Nettuno ad un 2-3 metri dal limite dell'area. Buona posizione per cercare direttamente la porta. Golfieri si appresta la battuta, rincorsa da parte del capitano. Cavallari sistema la barriera, mette Susin come secondo, il più alto. Rincorsa di Golfieri, tiro a lato. Stavolta colpisce male la palla il capitano. Cavallari la passa, compagno di destra avanza. La formazione di caso sull'esterno, vengono contrastati, poi c'è un tiro in porta improvviso, probabilmente Rondelli, ma la palla va alta. Del Duca la gioca Maffei. Ricordiamo che l'Atletico Nettuno non ha nessuna sostituzione oggi a causa di molte defezioni. Toffenetti conquista la palla, la gioca
Arangoni, di nuovo Toffinetti che la stoppa, un po' lunga, non riesce a controllarla per tirare in porta. Golfieri di prima a cercare Arangoni, ottima chiusura da parte del difensore dei Galacticos, che ripartono. Stanzani, palla al piede, cerca Pollini. Pollini la stoppa di petto, controlla uno contro uno, la dà al compagno d'attacco che poi viene contrastato bene. Arangoni a Maffei sulla fascia sinistra. Mazzocchi, la stoppa, Golfieri va incontro, si gira, cerca il tiro, fuori. Stanzani avanza, passa al compagno sulla fascia destra. Susin la colpisce male. Probabile passaggio filtrante da parte di Susin, che però colpisce male. Palla da Duca, allarga Mazzocchi, molto male, stavolta sbaglia il passaggio del portiere dei giallorossi. Il telecronista passa la palla ai Galacticos con un tocco di classe di esterno sinistro. Fallo laterale, Stanzani, Golfieri lo attacca, l'arbitro Pellesi fischia il fallo. Stanzani si appresta a battere la punizione che ha appena conquistato. Lunga a cercare Pollini, la palla passa ma non arrivano comunque a deviarla in porta. De Duca la gioca a Maffei, Maffei cerca lungo Golfieri, Golfieri la stoppa, si libera del difensore, la gioca a Arangoni. Arangoni cerca di nuovo il passaggio filtrante a Golfieri. Golfieri salta l'uomo. Salta l'uomo, temporeggia. Aspetta il movimento dei compagni, si porta la palla sul sinistro. Tiro, palata di Cavallari. Un'altra buona azione da parte di capitano Golfieri. Ora avanza. Avanzano i Galattico sulla fascia destra. Ma vengono chiusi bene. Vengono chiusi bene da Toffinetti, ma l'arbitro fischia qualcosa. Fischia un fallo un po' dubbioso. I giocatori dell'Atletico Nettuno si lamentano questa volta. Lancio lungo da parte dei Galacticos a cercare l'attaccante Bollini, ma vengono chiusi bene. Toffinetti la gioca in mezzo a Arangoni, Arangoni la stoppa, gioca a Toffinetti Enrico che allarga a Mazzocchi, Mazzocchi avanza, passaggio in mezzo, chiude bene Stanzani, avanza Stanzani, guarda i movimenti dei compagni, cerca il passaggio lungo raso terra a Pollini che scivola o comunque non riesce a controllare la palla. Fallo laterale in favore dell'Atletico Nettuno sul lato di destra. Mazzocchi si appresta a battere, Toffinetti la manca, Toffinetti manca lo stop. Palla a Pollini, Pollini si gira, cerca il tiro, viene chiuso. Il compagno d'attacco si gira, cerca un appoggio improbabile e ne approfitta Golfieri come al solito, che viene lanciato, palla un po' troppo lunga, Cavallari esce bene, la passa a Stanzani, Stanzani avanza, baricentro dei Galacticos si è alzato, Pollini la stoppa, cercherà di cambiare gioco al compagno Bollini che però non riesce ad arrivare. Maffei alla battuta del fallo laterale, lunga Golfieri che però viene chiuso bene. Sul portiere, su, sul portiere, su,
Pollini. Pollini la stoppa, tira. Del Duca esce. Il centrocampista dei Galacticos la manca. E Stanzani però è sveglio, intercetta, anticipa il centrocampista. La larga Pollini che guadagna un fallo laterale sull'esterno out di destra. Fallo laterale da parte di Galattico, spalla in mezzo forte, Bollini viene anticipato, Golfieri conquista il pallone, lo protegge, aspetta che i compagni avanzino, cerca Rangoni sulla fascia destra che avanza, filtrante di nuovo per Golfieri che però viene controllato bene stavolta dal difensore. È ancora buona, la palla sembrava uscita, Golfieri protegge la palla e conquista addirittura un fallo. Stavolta il difensore dei Galacticos è stato un po' ingenuo, poteva semplicemente difendere la palla e aspettare che uscisse sul fondo Rondelli, numero 21. Palla e mezzo, Golfieri la stoppa, tira, gol! Altro gol di Golfieri che prima conquista il fallo proteggendo un difficile pallone, poi il compagno Rangoni batte la punizione, lui stop perfetto ed esecuzione nell'angolo basso destro dove Cavallari non può arrivare. 5-1 per l'Atletico Nettuno. Pollini cerca, prova a sorprendere la difesa avversaria direttamente dal calcio d'inizio. Cross in mezzo del Duca. Mazzocchi viene chiuso bene da Pollini. Ragazzi, andiamo tranquilli. Ma detto dai da lui, era libero. Qua in mezzo, Suso, è tuo. Io aspettavo anche. Mazzocchi la passa a Golfieri, Golfieri la stoppa, cerca il filtrante per Rangoni. Stavolta Rondelli chiude bene, poi avanza, palla a piede, la perde Rangoni. Cerca il tiro, ma non riesce. Cavallari prende la palla, poi gli viene fischiato un fallo a favore. Cavallari forse ha preso una botta nell'uscita, ma si rialza, sembra che sia tutto a posto. Quindi il compagno Stanzani si appresta a battere. Fallo subito dal suo portiere. La passa a Rondelli che la ripassa a Stanzani, allarga Susin sulla fascia sinistra, a Bollini la stoppa dietro, un passaggio molto rischioso a Stanzani, infatti Golfieri poi per un attimo la riconquista. Mazzocchi la passa a Toffenetti l'appoggio di nuovo a Mazzocchi che cerca il passaggio a Rangoni, buona azione da parte dell'Atletico Nettuno che poi Rangoni conquista un fallo al limite dell'area. Altra munizione per i Galacticos, stavolta al numero 21 Rondelli che commette fallo su Rangoni. Mazzocchi l'ha battuta. C'è che passaggio in mezzo a Golfieri che viene anticipato da Bollini. L'arbitro Pellesi Emanuele fischia la fine della partita. L'Atletico Nettuno vince 5-1 contro i Galacticos che comunque hanno combattuto con onore per tutti i 50 minuti. Partita molto corretta, due ammonizioni per i Galacticos. Ottima prestazione da parte del capitano Golfieri, da parte della formazione giallo-blu, autore di due gol. L'Atletico Nettuno si porta così a 15 punti in classifica. Buona serata a tutti. Un saluto da Dolcini Federico alla telecronaca Wisp.